prepariamoci per l'accoglimento pasito della Madonna. Carissimi fratelli e sorelle, siamo radunati intorno al sepolcro dell'Apostolo Andrea per invocare ancora una volta che si rinnovi il segno venerabile della manna. Ci accostiamo a questo santo luogo consapevoli della nostra indegnità, ma altrettanto sicuri dell'intercessione del nostro beato celeste patrono. Chiediamo al Signore che accresca in noi la fede ricevuta nel battesimo, affinché possiamo essere trovati degni della sua benevolenza per essere esauditi nella nostra preghiera. Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne, la vita eterna. Amen. A Maria Immacolata. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Esaudisci la nostra preghiera nella festa dell'Apostolo Andrea, egli che fu annunziatore del Vangelo e pastore della tua Chiesa, sia sempre nostro intercessore nel cielo, per Cristo nostro Signore. Sotto modo che gli era un po' sacco di
Abbiamo la manna. Fratelli e sorelle, rendiamo grazie a Dio per averci ancora una volta mostrato i prodigi del suo amore e cantiamo insieme.